È il gruppo Carpanetto Sati, una realtà familiare presente sul mercato nazionale da più di 50 anni, operante principalmente nel mercato elettrico industriale, poi in quello del fissaggio, della mitigazione dei campi elettromagnetici. Si è trovata nella necessità di fare dei cambiamenti, implementare una pluralità di aziende e di avere a disposizione in maniera tempestiva i dati in modo da poter avere una gestione delle aziende tempestiva. Abbiamo trovato un partner, più che un fornitore, estremamente affidabile, NabLab, con il quale siamo riusciti ad avere la soddisfazione di implementare un ERP su una pluralità di aziende in un tempo decisamente breve, quindi diciamo meno di 6 mesi, e di partire subito senza un parallelo con i vecchi dati sul vecchio gestionale e sul nuovo gestionale. È chiaro che questo cambiamento è stato più che tecnico-culturale, in quanto la possibilità di avere a disposizione un ERP completo con MRP, MPS, quindi un cambiamento più professionale del lavoro, questo ha da un lato in primis spaventato le risorse, ma dall'altro le ha anche motivate e quindi ha reso possibile questo successo. La conseguente disponibilità di una rilevante serie di dati ci ha fatto naturalmente pensare all'introduzione della business intelligence all'interno dell'azienda. In questo caso stiamo parlando di Power BI, un prodotto Microsoft, attraverso il quale abbiamo potuto sia con business intelligence supportare le decisioni di livello strategico dell'azienda, sia poter implementare alcune maschere per il controllo operativo delle attività di base, limitando così errori e velocizzando i tempi. Per quanto riguarda l'utilizzo del nuovo sistema gestionale in correlazione con altri sistemi gestionali dei nostri clienti partner, non c'è stato alcun problema. I vantaggi conseguiti nell'implementazione di Microsoft Dynamics Nav all'interno delle aziende si sono subito ottenuti, se pensiamo alla registrazione degli ordini di vendita, quindi un tempo decisamente inferiore dedicato a questa attività e soprattutto anche una riduzione notevole degli errori di inserimento. Se poi pensiamo anche a una gestione del capitale immobilizzato a magazzino, dei costi di trasporto, queste possibilità di poter scegliere quali prodotti e quali ordini andare a soddisfare attraverso le funzionalità del sistema ha sicuramente aumentato l'efficienza del servizio. Essendo una realtà anche produttiva, sicuramente l'adozione di Microsoft Dynamics Nav all'interno dell'ambiente di produzione ci ha permesso oggi di accedere alle risorse offerte da Industria 4.0. Questo qua è stato un impatto decisamente importante in quanto ha cambiato l'approccio al controllo della produzione e alla valorizzazione della produttività all'interno dell'azienda. Ogni operatore è in grado di valutare il proprio operato del turno e poter anche suggerire delle eventuali modifiche sul processo di produzione. Se, come concordiamo, il tempo è denaro, l'introduzione di questo sistema ha sicuramente fatto risparmiare del tempo e quindi delle risorse nella svolgere delle attività di base, ma anche permesso di poter prendere delle decisioni sicuramente migliori rispetto a prima, avendo la possibilità di elaborare più dati in tempi decisamente più brevi.